un momento difficile per tutti, in cui ci viene chiesto di rimanere a casa per cercare di far trascorrere nel più breve tempo possibile questo momento di emergenza. La cosa che mi manca più in questo momento è la mia terra, la Sicilia. Non appena terminerà questa fase di emergenza, la prima cosa che farò sarà quella di tornare giù dai miei cari. Come stai vivendo questo momento particolare? Questa situazione è come una partita difficile, sto cercando di vincerla giorno dopo giorno, facendo cose diverse e stando con la mia famiglia. During this unusual period, I'm kind of feeling frustrated that I can't go anywhere and I'm stuck inside all day. But it's okay, because I can still talk to my friends through my phone and I can still play my games and do my schoolwork and stuff and be with my family as well. Sad because I can't see my teammates, but I'm practicing at home. In questo momento cosa ti manca in particolar modo e quale sarà la prima cosa che farai quando potremo nuovamente uscire? Le cose che mi mancano di più sono giocare a pallone e rivedere i miei amici. La prima cosa che farò quando tutto sarà finito sarà sicuramente di chiamare i miei amici per organizzare una partita. I'm missing playing with my cousins and my team. And the first thing I'm probably going to do when this is over is practice and be better with my teammates on the field. Cosa desideri dire in questo momento ai ragazzi spagnoli che vivono la nostra stessa realtà? I want to spread a message of positivity because during this time you need to stay positive to get through it and stay mentally strong. Voglio dire ai ragazzi di stare sereni e tranquilli e che tutto prima o poi passerà. Un abbraccio a tutti i bambini e soprattutto a Mont Valencia!